Dire Eugenio che ci sono 8 giorni e che ciascuno di noi vivrà questi 8 giorni per fare la campagna elettorale come se fosse candidato lui. 3 cose prima però di andare via. La prima, noi abbiamo un avversario che è Salvini che sta strumentalizzando in modo clamoroso, come gli era accaduto in passato, i valori cattolici e la fede religiosa di una parte della popolazione. Voglio essere chiaro su questo. Quando tu fai un decreto immigrazione come quello che ha fatto Salvini e lo dedichi alla Madonna, dimentichi non soltanto il versetto del Vangelo: avevo fame e mi avete dato da mangiare, ero straniero e mi avete accolto, ma stai dimenticando che la Madonna, nella visione di chi crede, è la stella Maris. È colei la quale dà sicurezza a chi è in mare. Non è colei la quale prende e abbandona i migranti o cerca di strumentalizzarne il dolore. Io dico giù le mani dalla camicia di Salvini, ma dico anche a Salvini giù le mani dai valori religiosi che non meritano di essere strumentalizzati in politica. Non è giusto nella terra di Giorgio La Pira, di Padre Balducci, di Don Milani, non è giusto continuare a utilizzare la confessione religiosa come arma elettorale.